Essere un ballerino dell'Accademia Teatro alla Scala per me significa imparare ed esprimere me stesso, le mie emozioni più profonde e la magia del vivere attraverso il mio corpo. Per diventare un bravo ballerino sono importanti una grande umiltà, una buona tecnica e un cuore aperto all'arte, che sappia cogliere i particolari, quei dettagli che possono fare la differenza e che sappia apprezzare i piccoli istanti, perché ogni istante può contenere l'arte. I miei maestri molto spesso utilizzano l'espressione eleganza del movimento. Nella danza l'eleganza è data dal connubio tra disciplina e naturalezza, natural born elegance. Il viaggio per me è la massima espressione di libertà. Può essere anche immaginato o sognato. Il viaggio rappresenta l'apertura mentale e l'abolizione di ogni confine, non solo fisico. La danza, proprio come la moda, è estetica. Un ballerino trasmette eleganza anche attraverso ciò che indossa. Milano è la mia seconda casa. Ci vivo ormai da 6 anni ed è la mia quotidianità, fatta di duro lavoro, ma anche di uscite a teatro, visite a mostre d'arte, cinema e negozi. Milano è il cuore pulsante di arte e design, un riferimento per il mondo intero. Prima che per il pubblico, io ballo per me stesso, ogni giorno. La parte più bella della danza è l'emozione. L'ispirazione nasce dalla ricerca espressiva del ballerino che vorresti essere.